Il 2012 e l'inizio di questo 2013 ha rappresentato per questa città una svolta epocale per quanto riguarda il problema dell'amianto. Perché se non c'era un movimento in Italia, cominciare da Casale, ma in tutta Italia... C'è il tema previdenziale, le bonifiche, la salute, la ricerca, la sorveglianza sanitaria. Allora il cittadino capisce che la discarica è un anello indispensabile. L'amianto è un rifiuto speciale, il rifiuto speciale non ha confini regionali. Nella nostra realtà, qui a Casale, i bambini sanno già molte cose. Molti hanno dei nonni, degli zii che sono morti per l'Eternit. Nella scuola tu entrerai, mille cose imparerai. Con la maschera e il piumino ti difendi dal polverino. L'inferno dove la vita di Mario, Giovanni, Michele, Lucia non contava più dei sacchi di amianto che svuotavano ogni giorno. Il fatto che siamo di fronte a una tragedia che non ci ha piegati. Eravamo sicuri della sentenza e eravamo certi di avere giustizia. Avevamo fiducia nella magistratura e nelle istituzioni. Una lotta che parte dalla fabbrica, ciao, poi va in città, poi diventa ambientale, sulla giustizia, eccetera. Ma l'intera popolazione casalese seppe cioè unire la lotta all'interno della fabbrica a quello per la collettività.